Mindy, questi sono per te. Oh, come sei dolce! Wow, è proprio fortunata. Aspetta, oddio, è Matthew. Dov'è la macchina del vento? Molto meglio. Wow, è proprio l'uomo perfetto. Viene da questa parte. Emily, come va? Ciao. È da un po' che lo volevo fare. Cosa stai facendo? Fidati. Sai che ora è tutto sfocato, vero? Oh, eccoti. Perché parli con la nerd? Quelli sono i miei occhiali. Devo andare. Ah, già. Mi sa che ti servono. Perché l'hai fatto? Non ci credo che Matthew stia con lei. Voglio che questa lettera sia perfetta. Devo far sapere a Matthew come mi sento. Finita. Oh, ecco Matthew. Staremo così bene insieme. Devo proprio dargli la lettera. Aggiungo solo una piccola cosa. Questo cuore. Insomma, che può succedermi di brutto? A parte essere umiliata e dover cambiare scuola. Matthew? Sì? Oh, ciao Emily. Ciao, stai molto bene. Grazie. Che c'è? Nulla. È stato bello. Ciao. Oh, che strana. Ah, ce l'avevo davanti. Era il momento perfetto. Ah, ecco. Un momento. Non mi serve consegnargliela. La posso mettere nel suo armadietto. Ora o mai più. Ecco fatto. Non si torna indietro. Ce l'ho fatta. Spero. Questa lezione è noiosa. Non saprei. Non è così male. Ehi, tu. Oddio. Devo finire questo biglietto. Ci sono. È pronto. Emily? Sì? Grazie. Mi ha scritto un biglietto? Non l'avrei mai immaginato. Tutti i miei sogni si stanno avverando. Finalmente saremo una coppia. Emily, che stai facendo? È per Gina. Gina? Oh, guarda che bel selfie. Certo, ovvio che è per lei. Lo sapevo. Ehi, prendi questo. Che imbarazzo. Cos'è? Oh, adorabile. Matthew, anche tu mi manchi. Ehi, bellezza. Sei proprio un birbante, ma non smettere mai. Per favore, smettetela. Devo cambiare banco. Adesso ho una visuale migliore. Grazie, Emily. Che allenamento. Devo bere. È stata dura. Matthew è qui? Da questa parte. Ecco. Guarda un po'. Da fondo campo. E segna. Wow, ha un gran talento. Ho l'occasione di passare del tempo con lui. Assicuriamoci che il tappo sia ben stretto. Mi prendo una pausa. Nessun problema. A dopo. Che sessione. Oh, ciao Emily. Non ti ho mai vista qui. Non lo fai mai. Vuoi che l'apra io? Oh, lo faresti? Ecco a te. Wow, come sei forte. Grazie per averlo notato. Mi alleno. Da distanza siderale. Oh, c'ero quasi. Ma cosa? Wow. Pensavo che forse... Oh, no! No! Emily, attenta. No! Ti proteggo io. Cavolo, devo proprio allenarmi. Tu mi hai salvato. Credo di sì. Sei un eroe. Adoro questo outfit. Eh? Che succede? È Matthew. Perché sta abbracciando la nerd? Stai bene? Ehi, che succede? Non chiederlo a me. Non posso credere mi abbia fatto questo. Aspetta, Gina. Scusa, devo tornare ad allenarmi. Ok, ok. Ci vediamo in giro. Mi piacerebbe. Ehi, devo insegnarti come tirare a canestro. Meglio andare. Sono così arrabbiata. Mi sta tradendo con Emily. Perché mai dovrebbe guardarla? È così banale. Ho perso troppo tempo con Matthew. Non voglio più avere nulla a che fare con lui. Ti amo, Gina. Davvero, Matthew?
Che schifo. Che ci fa questa roba qui? È schifosa. Questa giornata non potrebbe andare peggio. Un momento. Ho un'idea. Devo solo trovare un costume. Questo sarà perfetto. Lo mostrerò a tutti. È il momento della vendetta. Andiamo. No! Dai! La testa! Ouch! Stai bene? Ora sì. Lascia che ti aiuti. Che gentiluomo! Adoro il tuo trucco. Grazie, l'ha fatto la mamma. Andiamo a bere qualcosa. Ti andrebbe di ballare? Matthew si allena molto. Deve avere fame. Così gli ho preparato uno spuntino. Ma manca qualcosa. Serve il ketchup. Disegnerò un cuore. Coglierà sicuramente il messaggio. Davvero un'ottima idea. Ecco fatto. Dovrebbe essere una sorpresa. Meglio nasconderlo. Comportiamoci in modo normale. Devo sedermi. Molto meglio. Ciao. Ehi, ho una cosa per te. Per me? Davvero? E ho aggiunto del ketchup. Oh, grazie. Adoro il ketchup. Aspetta, fermo. Ho una fame. Ok. Spero ti piaccia. È buono, anche se ci vorrebbe più ketchup, ma lo mangio lo stesso. Un momento. Gina? Sei divertente. Che c'è? Chi è il ragazzo truccato? Mi sto divertendo molto. Anch'io. Lascia che sistemi questa ciocca. Oh, grazie. Sarebbe un peccato non vedere il tuo bel viso. Mi prende in giro? Mi dispiace, deve far male. Credo che mi abbia mollato. Puoi mangiare tu il panino? Tutto ciò che sento ora è un cuore infranto. Devo andare, ho un cuscino su cui piangere. Conosci quel ragazzo? Non preoccuparti, non è nessuno. Concentrati su di me, posso farcela. Matthew, torna indietro. Beh, mi rimane questo panino. Le sue labbra lo hanno morso. È quasi come baciarci. Tra l'altro è proprio buono. Ma mi manca ancora Matthew. Non gli ho mai detto cosa provassi. Lasciami stare, stupida ragnatela. Devo andarmene da qui. Non dovevo venire a questa stupida festa. È tutto rovinato. Vado a casa. La peggior serata della mia vita. Cos'è? Non l'ho mai visto prima. Qualcuno mi ha lasciato una lettera? Chissà chi l'ha mandata. C'è solo un modo per scoprirlo. È da parte di Emily. Ti amo. Lei mi ama? Un momento. Non sapevo che provasse questi sentimenti. I segnali c'erano tutti. Cioè, il cuore di ketchup. Era così ovvio. Non me ne sono mai accorto. Che sciocco sono stato. E la cosa peggiore è che forse provo la stessa cosa. Guardala. Ho rovinato tutto. Povero Matthew. Non so cosa fare. E ora sto parlando con un teschio. Secondo te chi dovrei scegliere? Emily o Gina? Scrivi la risposta nei commenti, per favore. Mi serve il tuo aiuto. Devo parlare con Emily. Ottimo. Cosa vuole? Eccola. Ciao. Ciao. Sai cosa? Lascia stare. Devo andare. Che sto facendo? Non posso più aspettare. Emily. Questa era nel mio armadietto. Sì, a proposito, il fatto è che io... Non dire nulla. Era da tanto che volevo farlo. Che bella lezione. Andiamo a pranzo? Hai visto che equazioni incredibili? Adoro la matematica. Wow, ti tengo io. Mi hai salvato. Giù le mani. Non c'è problema, lo farai tutte le volte. È così bello. Ci rivediamo, spero. Lo spero anch'io. Ehi, tutto bene? Ti prego, non farmi male. Ok, come vuoi. Ci è mancato poco. Il mio eroe. Aspetta, Jake e Grace. Grace. Grace.
Come hai potuto? Credo di essermi innamorata. Così è perfetto. Dirò a Grace cosa provo per lei. Ehi, quanti palloncini! Oh, sei tu. Che c'è? L'hai fatto tu? Sì, amo Grace. Beh, buona fortuna. Non ne ho bisogno. Ora devo solo aspettare. Oh, ho dimenticato il regalo. Vado a prenderlo. Non vedo l'ora di leggere questi libri. Oh mio Dio, il mio armadietto! Non ci credo. È un pensiero dolcissimo. Wow, è così romantico. Incredibile. Meglio andare in classe. Oh, ciao. Grazie, Jake. Non c'è di che? No, che sta facendo? È me che dovrebbe abbracciare. Non sapevo di piacerti. È davvero bellissimo, grazie. Credi sia stato io? Aspetta, non ci provare. Già, è tutta opera mia. Sei un vero tesoro. Ci vediamo dopo. Che momento strano. Ci vediamo, schiappa. Non è carino. Ora ti faccio vedere. Grace, sono stato io, non Jake. Ma certo, scusa, ma sei in mezzo. Spostati, Chris, devo andare da Jake. Ma io ti amo. Non è giusto. Oh, ciao cara, pronta per ballare? Ehi! Oh, scusami. Oh, aspetta un attimo, mia nipote ne ha uno. Tutto ciò che ti serve è una pistola a caldo e alcuni colori divertenti. Basta riempire i fori che desideri. Perfetto! E adesso è pronto. Beh, quasi. Vuoi provarla? Ecco qui. Oh, mi sta benissimo. La adoro, grazie. Andiamo. Ah! Siamo cadute e non riusciremo ad alzarci. Ah, prendiamolo. Mancato. Prendi questo. Cos'è stato? Ti acchiappo. Ma tu non sei Jake. Meno male. Attenzione, signore, sono proprio io. Oddio, Justin, ciao. Magari ci si vede in giro. Lo spero proprio. Non puoi scappare. Aia! Oh, che imbarazzo. La mia testa, mi verrà un bernoccolo. Se solo mi notasse, lascia. Aspetta. Guarda, Mickey, è tutta sola. Cosa? Dai, Jake. Che succede? Finalmente è arrivato il nostro grande giorno. Che ti salta in mente? Vuoi baciare la sposa? Fatti sotto. Mai e poi mai. Ellie, smettila. Sai, non è stato così male. Vedrai quando lo dirò alla mamma. Wow! Mi hai reso così felice. Hai i tuoi stessi occhi. Ok, se Ellie può farlo, posso farlo anch'io. Cosa può andare storto? Forza! Ehi! Parli con me? No, non credo proprio. Ma cosa? Dove ho sbagliato? Wow! Staremo insieme per sempre. Oggi sono proprio in gran forma. Sì, è davvero stupendo. Hey. Ehi! Sei uno schianto? Non è giusto. Oh. Guarda, quella ragazza ci sta fissando. Di nuovo. Cosa? Io? Come si permette? Credo che qualcuno ha vinto un ritocchino alla pelle. Vedremo chi è la perdente.
Che succede? La tua faccia ha qualcosa che non va. Guarda. La mia pelle. Che cosa ha la mia bellissima pelle? Prendi questo. Aggiungerei anche un paio di corna. Oh, ti sta spuntando qualcosa dalla testa. Cosa? Oh no! Perché mi succede questo? Tranquilla, si sistema tutto. Non preoccuparti. Oh, è così premuroso. Ma si sbaglia. Un momento, come ho fatto a non vederti? L'amore della mia vita. Ehi, Ellie. Ti ho portato questi. Oh, wow. Che bel regalo inaspettato. Grazie. Non capisco come sia potuto accadere tutto ciò. Pensi di poter fare qualcosa di figo con una penna normale? Allora non hai mai usato una penna 3D. Sì, puoi farci delle cose incredibili. Puoi creare praticamente qualsiasi cosa. Ci vuole solo un po' di creatività e una buona dose di pazienza. E dopo è tutto in discesa. Va bene, gente, io mi tuffo. Notte. No, non riesco a dormire con questo coso acceso. Oh, che scema che sono. Chissà che cos'altro c'è là sotto. Oh, ma guarda! Mi ero dimenticata di tutto questo. Che cos'è? Barbie, non ti vedo da anni. Tranquilla, ti coccolo io adesso. Che bello. Barbie? Mi sento così brutta. Oh, starò sognando. Lo spero. Oh, sembrava così reale. Ma quella povera Barbie aveva ragione. Ti metterò io a posto, sta tranquilla. Ti trasformerò. Hai bisogno di un po' d'amore. Comincerò dal tuo vestito. Ti piace il rosso, vero? Basta muovere la penna avanti e indietro così. Come lunghezza va bene. Super carino. Non ti senti già meglio? E non hai dovuto spendere una lira. Buonanotte, amica mia. Ah, molto meglio. Dormi bene, amica mia. Un nuovo vestito? Grazie. Scusa! Ehi! Oh no, adesso come farò? Lo so, posso usare questa penna 3D. Sarà facile. Traccerò delle linee sul buco. Questo creerà una struttura di base. Poi andrò da un lato all'altro creando un reticolato in questo modo. Questo lo renderà più sicuro. Adesso lo devo riempire tutto. Traccerò delle linee ravvicinate. Ecco, dovrebbe andare così. E adesso sì, posso finalmente usare il water. Che sta facendo lì dentro? Finalmente? Devono essere disperate. Occhio, che capona! Lasciamo perdere. Devo vestirmi. Questa cintura è così carina. Ma è un pochino piccola. Oh no, non le mie unghie! Sono rovinate! È un disastro! Ah, ma guardati! Mia, le mie povere unghie! Sei la peggiore! Fa niente, posso ancora salvarle. Questo potrebbe tornarmi utile. Ci sono! Per sistemare le unghie al volo, comincia mettendo del nastro adesivo sulle dita. Usa un bastoncino di legno per premere il nastro intorno all'unghia. Poi usa una penna 3D per fare il contorno. Rimuovi il nastro dall'unghia.
Posiziona il nastro su una superficie piana e disegna il resto dell'unghia facendo una forma ovale. Usa la penna 3D e riempi la sagoma dell'unghia. Ricorda solo di rimanere nei bordi. Dopo crea una leggera curva nella plastica piegandola attorno a una matita o qualcosa del genere. Rimuovi l'unghia finta dal nastro. Fallo delicatamente, non vogliamo romperla. Usa un paio di forbici per tagliare la plastica in eccesso e usa l'inchiostro come guida. Non resta che applicarle. Fallo su tutte le dita per avere delle bellissime unghie finte. Spettacolari! Adesso sono pronta, sono stupende! Ah, ehi, fa attenzione! Smettila! Spostati! Ma che problemi hai? Guarda l'orario! Devo pulire! Va fuori di qui! E adesso basta! Prendi questo! Faresti meglio a correre! Oh, le ho fatto vedere chi comanda! Ed è per questo che ti amo! Ci stai mettendo una vita, sono affamata! Oh, possiamo mangiare? Sì! Sofisticato! Ecco qui, così romantico! Penso che tu però abbia dimenticato qualcosa! Ah, non ci servono i cucchiai! Ok! Gustoso! Fa veramente schifo, ma è comunque carino! Non mangi? No, va bene così! Ma io volevo che fosse perfetto! Fammi dare un'occhiata alla borsa! Un uovo? Come ci è arrivato qui? È una penna 3D! Aspetta, ho un'idea! Prendi un uovo e usa una penna 3D per disegnarci intorno! Crea una spirale sul lato dell'uovo proprio come questa! Quindi comincia a disegnare delle linee lungo la spirale! Comincia a riempirla! Una volta fatto, rimuovi la plastica dall'uovo e attaccaci una maniglia. Così, adesso hai un cucchiaio. Usa una penna 3D per aggiungere alcuni dettagli. Faremo una zampetta. Aggiungi più dettagli attorno al cucchiaio. Disegna una faccina all'interno del cucchiaio alla fine. Vedi? Ehi, eh sì, ti ho fatto questo. Per me? Oh, l'adoro! Buonissimo! Wow, prova a masticare il cibo! Questo è il giorno più bello di sempre! Non andremo mai al ristorante! Ma per me sei fantastica! Ma sono così annoiata! Ehi, fammi giocare, tocca a me! E se invece... Tieni, gioca con i trucchi! Va bene! Mi serve qualcosa da mettere sul viso. Ecco, adesso posso mettermelo. Oh, cavolo, stai rovinando la cipria! Sono di nuovo annoiata. Tocca a me giocare. Tieni, gioca con l'orologio. Sto quasi per battere il record. No! Ho dovuto farlo, non avevo altra scelta. Ci deve essere un modo per distrarla. Forse una penna 3D? Sì, credo di avere la soluzione. Ok, devo fare la forma giusta. Adesso la riempio, devo finirla prima che torni. Ancora un po'. E adesso questa parte, la più delicata. Ok, benissimo. Qualche riga ondulata qui sopra. Sta venendo benissimo! Fatto! Guarda, scivola su e giù! Credo che funzionerà! Oh no, eccola! Devo nascondere il controller! Scusa, non ce l'ho più, vedi? Ma dov'è? Oh, sei cattiva! Ha funzionato! Sta andando via! Adesso posso usarlo! Come può essere? Devo continuare a leggere! Ok, ora ha senso! E se... Oh, ouch, che botta! La classe dei fighi? Oddio! Ok, calma. Potrebbe essere la tua occasione. Oh, devo entrare. Oh, mio Dio! Ma è fantastico! Guarda quanti studenti fighissimi! Alcuni si fanno dei tatuaggi! E quello ha una chitarra!
Fantastico! Continua, questo tatuaggio sarà una figata. Farà male? Spero che abbia sterilizzato gli aghi. Oh, lei sembra una tipa gentile. Forse no. Ha sconfitto quel ragazzo a braccio di ferro. Non ci credo, è l'insegnante. Cosa? Un dress code? Bene, cosa mi serve? Vediamo. Oh, piercing. Un bel po' di piercing. Che faccio? Non sono abbastanza figa per questa classe, ma ho tutti questi compiti già fatti. Un momento, la graffetta. Sì, potrei farci qualcosa. Bene, però me ne serviranno altre. 4 dovrebbero bastare. Ora mi serve una pinza. Metterò questi cerchietti che ho creato su labbra e naso. Ora devo cambiare vestiti e acconciature. È ora di presentarmi di nuovo alla classe. Che schianto! Benvenuta in classe! Fantastica! Sei una di noi! Guarda quei piercing spettacolari! Quanto mi piace! Mi faccio avanti! Ehi! Fallo dopo la lezione, per favore. Ok, va bene. Ma ehi, siediti accanto a me. Ah, che meraviglia! Adoro i popcorn! Dove è finito? Dov'è? Forse sotto i cuscini. Ma che stai facendo? Smettila di tirarmi in faccia i cuscini. Forse sotto le tue gambe? Niente da fare, ho visto dappertutto. Ma che stai cercando? Ho perso un orecchino, non riesco a trovarlo. Questa fogliolina gli somiglia. Dammi un secondo, allora risolvo io il tuo problema. La penna 3D ci verrà in soccorso. Che bello il verde. Adesso l'altro lato. È divertente ricalcare una vera foglia. Adesso la togliamo. È venuta davvero realistica. Incolliamo un gancino così. Perfetto. Pronti per essere indossati. Guarda cosa ho fatto per te. Sì, sono bellissimi. Come mi stanno? Che ne pensi? Oh sì. Oddio, sono stupendi. Sembrano vere foglie. Grazie. Adesso non dovrai più mettere casa sotto sopra. Belle le pulizie di primavera. Quando è stata l'ultima volta che ho pulito? Oh! Oh, concentrati! Stai facendo cadere le briciole! Occhio! Ehi! Non riesco a vedere cosa sta succedendo! Julie! Guarda lo schermo! Oh no, adesso come faranno? Non reggo tutta questa suspense! Vacci piano, amico! Gah, il giocatore 456 sta perdendo. Tutta questa suspense mi rende così affamata. È da un po' che stai qui. Quando è stata l'ultima volta che ti sei fatta la doccia? Ti serve questo. Oh. Va un po' meglio. Sai che c'è? È ora di creare qualcosa. Una forma fatta di stagnola. Pronta. Ta-da! Ma c'è molto altro da fare. Userò la colla nera per tracciare la testa. Una volta fatto, proverò a ricreare la forma con il legno. Quindi userò queste strisce in questo modo. E spillo il tutto insieme. Perfetto, ora dovrebbe adattarsi alla forma di stagnola. Quindi userò la colla nera per fare la maschera. Questa parte richiede molta pazienza. Un quarto di testa fatto. Non appena finisco di fare queste linee incrociate. Te l'avevo detto che ci sarebbe voluta un po' di pazienza. Ora dall'altra parte. Il tempo sta davvero volando adesso, vedi? Accidenti, ora è il momento del bianco. Sta iniziando a sembrare familiare. Se hai visto Squid Game sai esattamente di cosa si tratta. Inquietante, non è vero? Solo un altro episodio. Oh, concentrati. Salve. Eh? Tu sei... Non è possibile. Non farmi del male. Non voglio giocare! Cascata! Oh, che fico! Sono solo creativa.
Abbastanza realistica, eh? È la mia piccola creazione. Julie, guarda! Anche quella l'hai fatta tu. Non so chi sia. Allora chi è? Corri come il vento! Quasi finito di pulire questa stanza. Ah, cos'era? Una briciola. Ehi, ti sono mancata? No, no, con me non c'è storia, brutta briciola. Prendi questo. Ah, questo tè è così buono. Mi sento bene al calduccio. Oh, Eva, no! Non sul tavolo senza sottobicchiere! Ah, guarda tutti quei cerchi di bagnato sul legno, no! Ok, incubo, posso ancora prevenirlo, però. Eva, ferma! Mamma, perché? Beh, sto provando a pulire, non voglio che lasci segni circolari sul tavolo. Tieni un secondino il tè mentre rifletto un attimo. Ok, ho un'idea, aspetta qui, torno subito. Ho una fetta secca di arancia, è così carina. E ora userò la mia pistola per colla calda per farci un cerchio intorno. Sarà lo stampo per la resina. Devo solo versare tutta la resina sopra la fetta. Eccoci qua, e ora lasciamo che si asciughi, ottimo. Ho anche dipinto i bordi d'oro, così è più carino. Tesoro, ho risolto i nostri problemi. Guarda, ho fatto un sottobicchiere. Oh, com'è carino. Mi prendo qualcosa da bere e ora proviamo il sottobicchiere. Wow, funziona benissimo. Oh, finalmente. Ah! Che buoni popcorn, lo snack salato perfetto. Ah, oh, e vabbè. A volte si vince, a volte si perde. Che ci vuoi fare? Ho quasi finito di lavare il piatto. Un'altra tazza, signorina. Ma va anche questa. Va bene, questa è basta. No, ma come fa a sporcarsi così una tazza? Perché la mano? Oh no! Oh, si è rotta! Meno male, è ancora intera. Oh no! La mamma mi ucciderà! Accidenti! Ma forse posso aggiustarlo! Niente colla, e qui la mia adorata penna 3D. Basta riempire la tinta in questo modo. Con lo stesso colore, così il danno sarà invisibile. Poi via lungo tutto il manico. Lungo il bordo così, non ci vorrà molto. Fatto da questo lato, procediamo. Dedichiamoci alla parte sopra e sotto del manico. D'altronde la parte più importante della tazza. Bisogna fare bene questo lavoro. Ecco qui. Ciao, tieni del succo. Ma guarda, hai decorato il manico. È successo per caso qualcosa? No. Beh, adesso è più saldo in effetti. Grazie, penso. Meno male, ha funzionato. Che schermo gigante! Sarà davvero fantastico. Ok, ci sono moltissimi cavi. Sì, decisamente un sacco di cavi. Ma perché così tanti? Ok. Credo che questo qui vada dietro, giusto? Questo va qui. E questi qui. Che fatica. Adesso ci sono cavi dappertutto. Guarda che begli anelli ho fatto. Wow, ma che situazione ingarbugliata. Ci sono un sacco di cavi. Ehi, possiamo sistemarli con questa. Guarda, metterò il cavo qui e poi userò la penna 3D. Vedi? Rimane fermo. Ta-dam! Organizzato e colorato. E adesso posso collegarlo, dici? Oh mio Dio, grazie mille! È anche bellissimo da vedere, giusto? Finalmente perso il dente. Vieni a prenderlo, fatina dei denti. Non vedo l'ora che arrivi domani mattina. Non mi ci abituerò mai. Che schifo. Via da me. Accidenti.
no, devo fare qualcosa. Questa bacchetta ha visto giorni migliori senz'altro. Si sta svegliando. Hai rotto il tuo piattino preferito? Usa la penna 3D per aggiustarlo. Richiederà un po' di tempo, ma ne varrà la pena. Il bordo è fatto. Adesso traccerò delle linee proprio in questo modo. Sono quasi a metà strada, dai! Adesso farò lo stesso nella direzione opposta. Dovrebbe venire così. Bello, eh? Il vecchio piattino non le mancherà affatto. Ecco qui. Fatto! Oh, mi stavo per dimenticare. È per questo che sono venuta in fondo. Credo ci sia un dente per me. Bingo! Vale qualche soldo, direi. È un piacere fare affari con te. Oh, sul serio! Eh? Cosa? Cosa è successo stanotte? Forse abbiamo un po' esagerato. Non ci credo che sto per sposarmi! Wow! Sono felice per te! Alla salute! Woohoo! Non lo farò mai più! Diamoci una rinfrescata! Che confusione! Fantastico! Devo anche pulire! Oh, che è successo al mio trucco? Un momento, ricordo qualcosa! Mi sembra fossi in un club! Woohoo! Un applauso per Mia! Divertiamoci! Forza, ragazze! Chi canta adesso? Eh? Ops, scusa, andiamo! Wow, è stato imbarazzante! Ed è nel mio bagno! Ma che è successo al WC? È tutto così strano! Spero non sia accaduto di peggio ieri! Aspetta, sarà la serata più bella! Dovremmo farlo ogni weekend! Non credo che lo farò ogni weekend! Mi fa male tutto! Eh? E questo da dove spunta? Oh, giochiamo! Voglio vincere un popit! Continua! Woohoo! Ce l'abbiamo fatta! Non è così male! Oh no! L'anello! Ah! Non va bene! Dove sono? Devo andare a sposarmi! Mi serve un anello! Ci vuole un'idea! Mettiamoci al lavoro! Primo, un vassoio per muffin. Ci versiamo della resina epossidica. Poi aggiungiamo un paio di gocce di colore. Mescoliamo bene. Con uno spazzolino possiamo creare un vortice. Prima che si asciughi, ci mettiamo un anello. Credo sia pronto. Sì, i tempi erano giusti. Sposiamoci. Adoro il cioccolato. Mi stavo quasi preoccupando. Oh, caro, non dimenticare l'anello. Ti sta benissimo. Oh, com'è romantico. Siamo sposati! Ora devo baciare la sposa. Wow, questa festa è strepitosa! Ehi, dai un'occhiata a queste fantastiche luci! Ehi, non così in fretta! Fai-la tranquilla, come me! Caspiterina, c'è Kevin! Ciao! Che tipo di snack ci sono qui? Olivia? Dove è andata? Olivia? Olivia! Eh? Arrivo! Dove sei? Ero al tavolo degli snack. Meno male. Non posso rischiare di perderti di nuovo. Ho bisogno che tu brilli luminosa come queste stelle. Prenderò un grande bastoncino di legno come questo e tirerò fuori il glitter più bello che possiedo. In questo caso il fluorescente è un must. Ora è il momento di versare sopra la resina. Ce ne vuole una discreta quantità. Basterà versarlo in un bicchierino di plastica. Non troppo. Ora cospargerò il glitter sopra. Mescolerò per bene con un bastoncino di legno. Vedi com'è bella e appiccicosa? Questo significa che è pronta per lasciarla indurire. Nel frattempo prenderò un piccolo contenitore di plastica come questo e ci verserò dentro la resina colorata. Solo un piccolo consiglio, più lentamente vai, meno disordinato sarà. Adesso aspettiamo. Ora posso toglierla dallo stampo. Vedi come si è indurita? Ora la metterò come pendente su una catenina e ho fatto! Devo ammettere che è venuto proprio bene! È ora di dare la collana ad Olivia! Ecco! Wow! Ma brilla come una stella! Ora riuscirò sempre a trovarti! Ci vediamo! Questa è la mia canzone preferita! Oh, ehi! Au! Aspetta, forse posso ancora trovarla! Aspetta, no, se n'è andata! Oh no! Aspetta, mi sembra di vedere qualcosa.
Brilla, vedo il bagliore! Olivia! Aspetta, perché ho un mocio? Non mi importa, sono solo felice di averti trovata. Non posso credere di averti persi di nuovo. Ecco, ti servono questi. Oh, grazie! Oh, molto meglio. Gah! Sei tu, sei Olivia? Allora tu chi sei? Oh, mi dispiace così tanto! Una pazza! Va bene, ora basta. Non ti allontanare più. Come vedi, ci sono tante belle piante. Il tuo... Oh, scusami. Come dicevo, il tuo compito sarà prenderti cura di loro. Che bello! Questa è così bella! Ops! Oh, c'è mancato poco. Stai prestando attenzione? Bene, seguimi. L'annaffiatoio è laggiù. Wow, quante responsabilità! E sembra abbastanza facile. Non annaffiarle troppo. Capito? Oh no! Guarda che casino! Pulisci! E certo, puoi contare su di me! Cosa abbiamo qui? Prendi questo vaso e puliscilo bene. Ops! Ah, respira! Mi dispiace tanto, sto facendo del mio meglio! Ho fatto un bel danno! Ma credo di sapere come fare. Non devo buttare via il vaso, basta prendere una penna 3D. Inizierò disegnando lungo la parte rotta. Applicherò la plastica proprio lungo il bordo così. Bisogna assicurarsi di applicarla dappertutto. Manca poco. Una volta fatto, creerò un filo di plastica che va da un lato all'altro della fessura. Dobbiamo creare diverse linee. Perfetto! Inizierò a riempire lo spazio. Quindi comincio a riempirlo. Potrebbe richiedere un po' di tempo, ma ne varrà la pena. Ancora una volta, cerca di non lasciare spazi vuoti. Riempi tutte le crepe usando la penna 3D. In questo modo la fessura non si ingrandirà e il vaso diventerà resistente. Adesso aggiungiamo un po' di colore. Che differenza! Ciao! Ok, va bene. Mi raccomando, non rompere nient'altro. Ci sto! Scusa! Oh. Siete pronti a diventare marito e moglie? Prontissima! Anche io! Allora procediamo! Prego, prendetevi le mani! Perfetto! Molto carini! Ma dove sono gli anelli? Giusto, l'anello! Dovrei averlo in tasca da qualche parte! Ah, ecco! Proprio qui! Ma dov'è Alex? Questa scatolina è vuota! Mi spiace! L'anello? Dov'è? Hai dimenticato l'anello? Pensavo mi amassi! Ma sì, sì che ti amo! Devo solo capire dove è finito! Vado a prenderlo! Oddio, che incubo! Che è successo all'anello? Devo trovare una soluzione, subito! Non funzionerà mai! No! Forse c'è qualcos'altro qui! Ehi, la pistola per colla a caldo! Mi salverà! Ok, ho la base per l'anello, ma mi manca una pietra preziosa! Mi aiuterà alla colla! La metto proprio qui! Dopodiché è il turno dei brillantini. Questo viola andrà alla grande. È il suo colore preferito? Ecco come volevo. Ora è davvero splendente. Bene, nella scatola. Ho un matrimonio da portare a termine. Sono contento della mia pistola per colla a caldo. Sono tornato. Ora possiamo procedere. Ok, eccomi qui. Ok, ecco l'anello. Proprio come promesso. Nikki, vorresti diventare mia moglie? Certo che lo voglio! Oddio, ma è viola! Il mio colore preferito! Adoro i matrimoni! E quello è un bellissimo anello! Oh, Mickey, sono felice che ti piaccia! E ora, Mickey, l'anello di Alex! L'anello? Per Alex? Giusto! Deve essere qui da qualche parte! Siamo davvero fatti l'uno per l'altra! Già! Torno in un baleno! E se ne va! Ci vorrà un po'! Giochiamo a sasso, carta, forbici? Ok, facciamo un gioco. Metterò la collana sotto questo bicchiere. Adesso li girerò. Ricorda di tenere d'occhio quello con la collana. Dovrebbe bastare. Ok, sotto quale bicchiere è la collana? Uno, due o tre? Ah, cos'è stato? Evviva! Ah? Oh! Giorno! È ora di iniziare questa bellissima giornata, eh già? Oh,
Che mi dici se faccio questo? Sì, posso farlo anch'io. Interessante, ma puoi avere dei capelli così favolosi? Penso di no. Sono del tutto unici. E posso infilarci persino dei fiori. Vedi? Oh, anche io posso fare quella cosa con i fiori. Eccone uno. Ora come faccio a... non ci sta. Cavolo. Vediamo. Oh, ho bisogno di qualcosa di appiccicoso. Queste andranno bene. Trasformerò queste mollette in qualcosa di favoloso. Ho solo bisogno di qualche altro piccolo strumento. Vedi questa molletta? Userò una penna 3D per creare un bel design. Ho scelto il mio colore preferito, il blu. Ora vedi questa riga lunga di colla? Deve essere ancora più lunga. Ci sono quasi! Vedi come ho creato una grande spirale? Si indurirà e manterrà la forma. Adesso ho una bella molla. Come molleggia! Woo! Ora metterò le mollette tra i capelli. Non sono belli tutti questi colori? Bene! Mi stavo dimenticando la parte più importante. Ora ho i ricci belli proprio come i tuoi. Guarda come muove i fianchi! Adoro giocare col glitter. Dà quel tocco di brillantezza alla mia vita. Chi non ne ha bisogno? Così basta. Adesso verso sopra della resina farò un lavoretto carinissimo. Una delle mie idee migliori. Attenzione, Sunny! So cosa sto facendo. E tu invece? Sto creando qualcosa, va via. Sei strana forte, eh? Fa come ti pare, io me la squaglio. Oh oh! No! Aiuto! Le mie caramelle mi aggrediscono! Oh, forse devo lasciar perdere lo skate. Già, mi pare una buona idea. Guarda che cosa hai fatto, tutto rovinato. A meno che... ho un'idea! Ritaglio un grosso foro in questo stampo. Poi lo riempio con la resina trasparente. Devo assicurarmi che la superficie sia ben levigata. Non voglio che i residui finiscano nella resina. Voglio uno strato bello, liscio e uniforme. Questi lavoretti sono così rilassanti. Credo che basti così con la resina. Ci verso dentro le caramelle e poi altra resina. Devo assicurarmi che copra tutto. Fatto ciò, lascio riposare per un po' ed è tempo di rimuovere lo stampo. Poi qui sotto sistemo le rotelle. Anche loro sono trasparenti. Ed ecco fatto uno skate personalizzato e decisamente dolcissimo. Hai mai visto niente di simile? Che bello, vorrei mangiarlo, l'adoro! Ehi, Sunny, guarda qui. L'ho fatto per te. Cosa? Dici sul serio? Per me? Ma è fantastico! Va bene, ragazzi, io vado. Fai la brava con papà, ok? Non distogliere gli occhi da lei. Ci vediamo a cena. Ciao, ciao! No, oh, io mi annoio. Papà, giochi con me? Cosa dovrei fare con questo? Oh! Pesa tipo... accidenti! Pesa tipo 1000 chili! Deve esserci qualcosa che posso fare qui dentro. Wow, guarda i vestiti della mamma! Questo è il mio preferito! Non può essere! Guarda tutta questa roba da grandi! Accipicchiolina! È come un vero tesoro! Chissà se questo mi andrà bene! Figo! Finalmente ho fatto! Ava! Cosa diavolo stai facendo? Ti piace tutta roba di mamma? Ricorda, non si toccano le mie cose! Oh no, la cosa è grave! Ma so io come risolvere questo problema! Creerò per Ava dei gioielli unici! E saranno degni di una principessa! Questa forma a corona renderà l'anello perfetto! E posso creare anche altre forme, come una bella stella. E posso usare anche diversi colori. E quale bambina non ama i cuori? Il rosso è una scelta ovvia per questo. Quasi finito! Non è adorabile? E metterò anche un punto al centro. È qui che attaccherò l'anello. Vedi? Adesso ne ha tantissimi. E sono tutti tuoi.
Non sono favolosi? Grazie, papà! E tu puoi mettere questo. Il potere della creatività, eh? Ed è per questo che ti amo. Ci stai mettendo una vita, sono affamata. Oh, possiamo mangiare? Sì! Sofisticato. Ecco qui, così romantico. Penso che tu però abbia dimenticato qualcosa. Ah, non ci servono i cucchiai. Ok. Gustoso. Fa veramente schifo, ma è comunque carino. Non mangi? No, va bene così. Ma io volevo che fosse perfetto. Fammi dare un'occhiata alla borsa. Un uovo? Come ci è arrivato qui? È una penna 3D. Aspetta, ho un'idea. Prendi un uovo e usa una penna 3D per disegnarci intorno. Crea una spirale sul lato dell'uovo proprio come questa. Quindi comincia a disegnare delle linee lungo la spirale. Comincia a riempirla. Una volta fatto, rimuovi la plastica dall'uovo e attaccaci una maniglia. Così, adesso hai un cucchiaio. Usa una penna 3D per aggiungere alcuni dettagli. Faremo una zampetta. Aggiungi più dettagli attorno al cucchiaio. Disegna una faccina all'interno del cucchiaio alla fine. Vedi? Ehi, Essie, ti ho fatto questo. Per me? Oh, l'adoro! Buonissimo! Wow, prova a masticare il cibo. Questo è il giorno più bello di sempre. Non andremo mai al ristorante. Ma per me sei fantastica. Sì, finalmente è arrivato. Sono così contenta. Lo aspettavo da tempo. Ok, apriamolo. Ecco. Non vedo l'ora di provare questi colori. Ok, inizia l'apertura. Eccoci. Oh, cavolo. Sono bellissimi. C'è anche la palette glitter. Devo provarne qualcuno. Wow. Credevo che sarei rimasta lì per sempre. Sì, ecco il mio pennello fortunato. Bene, inizio con questo rosa salmone. Oh, sta provando il make-up, aggiungendo altri colori al suo viso. Questo colore è molto carino. Ehi, li voglio anch'io. Eh? Cos'è questo ronzio? Eh? Che ne pensi ora? Salto su questo e su quest'altro. Eh? Oh oh, vattene via! Non riesco a crederci. Basta così. Tiriamo fuori la magia. Prendi questo e questo e questo. Ok, vediamo. Ah! La mia faccia! Che è successo? È quello che meriti. No! Fammi tornare come prima, farò di tutto. Ah sì? Anch'io voglio quella palette. Beh, credo che potrei... Ho un'idea. Userò l'argilla polimerica. Ecco, una versione mini della palette. Con il mio fidato strumento raschierò un po' di colore dalla mia palette. Lo metto in questo punto preciso. Ora passo al giallo. Ora posso mettere un po' di argilla sopra. Farà da copertura. Una bella passata di colore la renderà meno banale. Questo color lavanda è così bello. Mi piace un sacco. Ora un po' di viola scuro. Cerco di riprodurre il mio set grande. Ancora un ritocco e ho finito. Ta-da! Due palette identiche. Ecco, l'ho creata apposta solo per te. Wow, che bella! Ora posso truccarmi un po'. Sì, mi sistemi la faccia adesso, per favore. Certo, un patto è un patto. Un po' di magia delle fate. Ah, oddio, è ancora meglio di prima. Wow, grazie. Sei la migliore. Ovvio, adoro questi colori. Sono bellissimi. Oh, che lunga giornata. Non vedo l'ora di dormire. Adesso mi metto comoda, magari sul fianco. No, troppa luce! Come farò a dormire stanotte? Ecco, così va meglio. Che cuscino scomodo che ho! Così non può andare, ma che cosa ho fatto di male? Tiro fuori una gamba. E se ci fossero i mostri sotto al letto? Meglio rimetterla a posto.
mi sa che devo rassegnarmi a una notte in bianco. E chi pareva, adesso ho freddo. Magari questa o questa. Basta! Detesto il mio letto. Questa notte è un incubo. Ma che cosa c'è? Perché urli così tanto? Ehi, un uovo! Mi hai dato un'idea grandiosa. Prendo la custodia del telefono e la pistola per colla. Faccio un cerchio di colla al centro. Poi lo dipingo con dello smalto bianco. Fantastico! Adesso lo lascio asciugare. Prossimo passo, prendiamo un palloncino giallo. Lo tagliamo in due. Inseriamo dentro una pallina di slime in questo modo. Lo incolliamo sulla custodia così. Com'è morbido! Visto? Sembra che abbia un uovo sulla custodia. Oh, è così morbido e rilassante. Adesso posso finalmente dormire, sì. Ehi, con le uova si può fare davvero di tutto! Grazie per l'aspirapolvere, signor Broccoli. Cosa? Oh, stavo sognando. Ma che ore sono? Vediamo il telefono. Ah, il telefono! No! Ah, è finito a terra! No, no, no! Si è rotto! Cavolo! Ah, è un incubo! Ah, che è successo? Dove sono? Giusto, il telefono. Ehi, sono qui! Dove sono caduto? Ricordi? Ah, un incubo! Ah, oh mio Dio! Era un altro incubo! Cavoli! Aspetta, il telefono! È al suo posto e non per terra! Ora però ho paura che si avveri l'incubo! Ma so cosa posso fare! Userò la mia penna 3D e mi farò venire un'idea! Uso quest'inchiostro viola, dato che mi piacerebbe una custodia così. Farò delle linee a zig-zag dall'alto e tornando indietro. Proseguo allo stesso modo. Devo riempire questo spazio con un sacco di inchiostro 3D. Ora passo ai lati. Devo fare molta attenzione a coprire gli spazi. Ecco fatto. Ho ricoperto l'intero telefono. Ah, mi è scivolato! Tranquillo, non mi sono fatto nulla. Oddio, ero così preoccupato. Ma la mia nuova custodia ha funzionato. Bene. Wow, che profumino questi biscotti. Eccola. Oh, quant'è carina. Adoro quando muove i capelli al rallentatore. Anche i suoi occhiali sono stupendi. Scommetto che con quelli ci vede benissimo. Ciao, vuoi assaggiare un biscotto? Volentieri, grazie. È buonissimo. Ecco, prova anche tu. Ah sì, sarebbe incredibile se accadesse. Dov'è quest'aula? Ok, ci siamo. Ce la posso fare. Andrà tutto bene. Ah, oh no! Au, che botta! Ma su cosa sono caduto? Oh, uno stampino. Quanto è bella. Questa botta mi ha dato un'idea. Userò questi stampini a forma di cuore per farne uno. Bene, ora riempio il centro vuoto. Con questa siringa avrò un risultato preciso. La luce UV lo farà asciugare più in fretta. Ora i brillantini. Questi a forma di cuori, fiori e stelle sono stupendi. Ora lo chiudo con un pezzo della stessa forma. Ti ho fatto questo portachiavi. Oh, wow, l'hai fatto per me. È bellissimo. Mua. Oh, che bella dormita. Adesso un po' di musica mi aiuterà. Ci sei? Ehi, amo questa canzone. Mi fa venire voglia di ballare. E sono vestito. Sono pronto per affrontare la giornata. È così che si fa. Le scarpe, per favore. Oh sì! Non fare caso a come cammino, mi diverto! Ah, che odore! È la natura! Ehi, è Liam! Che si dice? Ah, ma ciao!
Aspetta, no, Liam, no! Perché si agita tanto? Liam, fermati! La banana! Non l'ha proprio vista. Oh no! Va tutto bene, niente può rallentarmi. Ripensandoci! Oh! Accidenti! Le mie cuffie! Non potrò più ascoltare la mia musica! E adesso come farò? Queste hanno bassi terribili, non vanno bene. A meno che non riesca a crearne di nuove! E tutto ciò di cui ho bisogno è questa penna 3D. Adesso devo riempire questa forma, così, riga per riga. Poi posizionerò questo pezzo. Userò la penna per tenere tutto insieme. E una volta che è asciutto, attaccherò tutte le parti insieme. Metterò questo pezzo proprio qui. Ta-da! Ecco, ci sta benissimo! Liam, stai bene? Oh sì, guarda che cosa ho io! Ora si balla, vedi? A dopo! Guarda, questi orecchini vintage sono unici e sono perfetti per te! Oddio, ok, li voglio assolutamente! Iha! Molto bene, sono qui per rubare un po' di roba! Oh no, l'allarme! C'è un intruso nel negozio! Non ce la faccio! Ah, scappiamo! Sembra che la via sia libera! Entriamo in azione! Facciamo così, tu alzi la copertura e io rubo i gioielli! No, non funziona! Solleviamola insieme! Via! Visto com'è facile? Ha funzionato! Già! Ora però svuotiamo questo posto! Tu prendi questo, io l'altro! Eccellente! Non dimentichiamo quella parte laggiù! Vedi se ti entra nella borsa! Andiamo! Oddio! Cosa cavolo è successo? Il negozio è stato ripulito! Sembra che... Già, hanno preso tutto quello che c'era! Compresi i miei orecchini! Ma so cosa fare! Prima stendo uno sopra l'altro questi strati di argilla polimerica. Uso colori diversi. Ok, ora prendo un bicchiere e lo passo sopra l'argilla. Lo uso come un mattarello, appiattendo bene i pezzi tra loro. Ora con questo strumento inizierò a tagliare. Creo delle strisce sottili. Oh, che bell'effetto arcobaleno! Lo adoro! Ma non ho finito! Prendo di nuovo il bicchiere e lo passo di nuovo sull'argilla. Poi prendo una formina per biscotti. Uso questa a forma di stella. Fatto, togliamo la forma dallo stampo. Che fantastiche stelline! Adorabili! Aggiungo dei ganci e diventano orecchini, pronti per essere indossati. Li provo subito. Guarda come cadono alla giusta altezza. Ah, ops, sembra mi sia dimenticata di prendere qualcosa. Oh, wow, sono bellissimi. Grazie. Siamo qui riuniti per unire in matrimonio questi due unicorni oggi. Ti amo. Ah, caspita, com'è emozionante. Se non ci sono obiezioni, scambiatevi gli anelli. L'anello, giusto. Ah, oddio, dov'è? Lo avevo in tasca. Ehi, ho un'emergenza. Non ho l'anello. Che succede? Eh? Oddio, è senza anello. Calmi, pensiamo a qualcosa. Il mio matrimonio è un fiasco. Devo poter fare qualcosa. La mia collana. Dammi un secondo. Ho delle perline e una piastra per capelli. Metto della carta da forno sulla parte calda. Le allineo in un piccolo arcobaleno. E ora schiaccio le perline. Ci siamo. Si sciolgono col calore. Fatto, sono sciolte e piatte. Le arrotolo ad anello. Sono davvero belle. Le faccio scorrere sulle dita. Ecco fatto, niente male. Tutte perfette. Sono un genio. Salviamo questo matrimonio. Psst. Ecco. Sì, preso. Wow, un anello arcobaleno. Ok, sono pronto con l'anello. Permettimi di mettertelo. Ti ho detto che non ti avrei deluso. Bene, ora siete marito e moglie. Festa! Questo DJ è un grande. Ciao caro, adesso vai dentro. Questo sarà perfetto. Ah, appena in tempo. Ciao Matthew. Emily.
Il momento mi sembra ottimo! Aspetta, quello cos'è? Ha già quel giocattolo! Che sfortuna! Adesso cosa posso darle? Questi auricolari? Oh, sì! Ma prima devo fare un paio di cose. La sicurezza prima di tutto. Ecco che arrivo! Au! Ah! Continuo a rotolare! Oh! Un passaggio impegnativo. Ma ho degli affari da sistemare. Facciamo spazio, per favore. Cos'è meglio di un regalo? Uno personalizzato, naturalmente. Sarà sicuramente unico nel suo genere. Devo solo coprire tutto il bianco. Ecco, proprio così. Ora disegno il volto. Per fortuna ho un sacco di blu. Dopotutto è il suo colore preferito. Adesso passiamo ai dettagli. Sta venendo bene, vero? Non devo lasciare parti bianche. Anche quelle sono importanti. Perfetto! Ora qualche ritocco finale. E abbiamo quasi finito. È carino, ma... Ha! Un ultimo passo. Mettendolo al posto giusto, prende vita! Non è perfetto? Proviamo di nuovo. Ehi, ho una cosa per te. Wow! Si abbina il mio peluche! Dove l'hai trovato? Oh, che... Quasi dimenticavo. Ho anche io un regalo per te. Ti piace? Adesso possiamo abbracciarci. Che bello essere amici. Molto bene, ragazzi. Siete pronti? È il momento di un bel test. Ecco la tua copia. Cos'hai qui? Colpite. Ecco il tuo. Boop. Ecco il tuo test. Ehi, cos'è quello? Ops. Ma che cavolo? Sono le mie ciambelle. Vediamo. Ok, credo che questa sia la risposta giusta. Oh, in questo modo ho la risposta per quest'altra. Ok, un bel respiro. Ce la posso fare, è solo un test. Oh, non ce la faccio. Non so nulla di questa roba. Beh, non ci credo. Ha morso la mia ciambella. Beh, non andrà comunque sprecata. Ecco fatto. Manca solo il nome. Un altro test consegnato. Sono andata alla grande. Ora posso rilassarmi. Oddio, già finito? Ma com'è possibile? Magari questa è la risposta? No, sono così tonta. Non ne trovo una giusta. Oddio, ciambelle! La cosa più buona al mondo. Quanta glassa. Puliamo le mani. Magari posso chiedere a lei? Mi sembra in gamba. Oh no, meglio evitare. Chiediamo a Grace. Grace, guarda qui. Eh? Oh, ti serve una mano? Va bene, passa il test. Sì, grazie. Ecco, come hai chiesto? Non ti preoccupare, tranquilla. Ecco, questa è sbagliata. Anche questa? Ma dove li trovi questi numeri? Praticamente ogni risposta è sbagliata. Psst, ecco, ho fatto. Tieni. Sì, prenderò un bel voto. Dovrei fare qualcosa per ringraziarla. Vediamo. Oh, ho una graffetta e lei delle ciambelle. Ok, mi servirà dell'argilla polimerica. Questo pezzo giallo dovrebbe andare. Lo premo sulla graffetta. Ora scavo un buchetto proprio nel mezzo. E ci aggiungo delle gemme. Tutto è più bello se brilla. Non è abbastanza. Serve più glitter. Versiamolo sopra. Bene, ora togliamo la parte in eccesso. È venuto benissimo. Oh, ecco il tuo test corretto. Sì, ho preso il voto più alto. Woohoo! Oh, un altro ottimo voto. Come mi aspettavo. Devo finire ogni briciola. Questo cos'è? Ehi, c'è altra glassa sul foglio? Sì! È ora della mia sorpresa per Grace, per ringraziarla. Oh, cavolo, per me? Sul serio? Grazie! È davvero bellissimo, lo userò come segnalibro. Ehi, smettila di leccare quel foglio, ho fatto questo per te. Cavolo, sembra una mini ciambella. Grazie, mi piace il modo in cui sono venuti. Proprio carini, vero? Ah,
corri! La pioggia ci sta inzuppando! Pare abbia smesso, per fortuna! Che corsa! Oh no! La mia scacchiera è rovinata! Ma com'è successo? Aspetta, non ti muovere! Torno subito! Cavoli! Ok, sono quasi pronta! Devo solo proteggermi per bene! Guanti? Ok, mettiamoci al lavoro. Ecco la mia collezione di stampi. Devo solo aggiungere del glitter. Perfetto, ora lo verso negli stampini. Non troppo. Prepariamo altro filler. Me ne serve uno più scuro. Non dimentichiamo i brillantini. Ok, ora lo verso nel secondo stampino. Perfetto. Aspettiamo che si induriscano. Credo siano pronti. Sono venuti benissimo. Devo proprio farne altri. Inizia a prendere forma. Ora mi serve una miscela più chiara. La consistenza mi sembra buona. Nello stampino. Riempio tutto il quadrato e copro i pezzi più piccoli appena fatti. Dovrebbe bastare. Ok, ogni angolo è coperto. Manca questo. Sì, è fatta. Cavoli, è bellissima. Ehi, su con la vite. Ti ho fatto una nuova scacchiera. L'hai fatta per me. Wow, è fantastica. Ehi, giochiamo? Occhio, che cafona! Lasciamo perdere. Devo vestirmi. Questa cintura è così carina. Ma è un pochino piccola. Oh no, non le mie unghie! Sono rovinate! È un disastro! Ah, ma guardati! Niente, le mie povere unghie! Sei la peggiore! Fa niente, posso ancora salvarle. Questo potrebbe tornarmi utile. Ci sono! Per sistemare le unghie al volo, comincia mettendo del nastro adesivo sulle dita. Usa un bastoncino di legno per premere il nastro intorno all'unghia. Poi usa una penna 3D per fare il contorno. Rimuovi il nastro dall'unghia. Posiziona il nastro su una superficie piana e disegna il resto dell'unghia facendo una forma ovale. Usa la penna 3D e riempi la sagoma dell'unghia. Ricorda solo di rimanere nei bordi. Dopo crea una leggera curva nella plastica piegandola attorno a una matita o qualcosa del genere. Rimuovi l'unghia finta dal nastro. Fallo delicatamente, non vogliamo romperla. Usa un paio di forbici per tagliare la plastica in eccesso e usa l'inchiostro come guida. Non resta che applicarle. Fallo su tutte le dita per avere delle bellissime unghie finte. Spettacolari! Adesso sono pronta, sono stupende! Ah, ehi, fa attenzione! Smettila! Spostati! Ma che problemi hai? Guarda l'orario! Devo pulire! Va fuori di qui! E adesso basta, prendi questo! Faresti meglio a correre! Ah, le ho fatto vedere chi comanda! T'è meglio dell'altalena! Vengo a prenderti, Claire! Woohoo! Guarda come corro veloce! Niente può fermarmi adesso! Grazie per l'attenzione! Woo! Il mio telefono! Qualcuno lo deve prendere al volo! Ci sono! Ci sono! Ecco! Ci è mancato poco! No! Speriamo non ci siano graffi! Mai sentito parlare di custodie per telefono? Ma è così noiosa! Se lo dici tu, fidati! Se vuoi una custodia per telefono super carina, usa una penna 3D per creare un bel design. Riesci a indovinare cosa sto facendo? Ti darò un indizio. Contiene tanti colori. E meno male che li ho tutti. Ora serve il verde. Tante linee sono fondamentali. E dopo il verde penso che aggiungerò del blu. Dai un'occhiata a tutte queste linee meravigliose. E ora abbiamo quasi finito. Ma devo aggiungere il sole. Questa custodia mette il buon umore. E appena si asciuga, mettila nel suo telefono. Dai un'occhiata alla mia nuova custodia per telefono. Non è più noiosa, vero? Sono così orgogliosa. Ora posso tornare alle cose serie. Non hai imparato niente, Claire? Trovare il filtro migliore è così complicato. Sorridi! Wow, questo posto è figo!
Ehi, ragazze! Hai portato il tuo cappello? In realtà sì! Non è carino? Oh, decisamente degno di Instagram! Taggami, ok? Non sapevo che oggi bisognava indossare un cappello, ora come faccio? Penso di avere un'idea davvero geniale! Eh? Che diavolo? Sta bene! Sei impazzita! Perché mi guardate tutte in quel modo? Non piangere, Olivia! Ecco, non lo voglio più! Grazie! In realtà ci deve essere un'opzione migliore. Guarda cosa farò! Metterò la buccia dell'anguria faccia in giù. Poi prenderò la mia penna 3D. Inizierò dalla cima. Creerò prima un punto e poi una linea lungo il lato. Deve prima apparire così e solo dopo posso iniziare a riempire tutti gli spazi vuoti. Devo fare una sezione alla volta e cercare di non lasciare nessuno spazio vuoto. Ora un'altra riga qua giù. E un'altra qui. Poi le collegherò. Quindi bisogna riempire di nuovo lo spazio vuoto. Sembra proprio che ci siamo. Queste righe qui sono puramente decorative. Ora aggiungerò delle piccole macchie nere. Queste macchie ti ricordano qualcosa? Ti do un suggerimento. Mi sono ispirata all'anguria. Sono semi, vedi? Ora vediamo se funziona. Hai detto che volevi un cappello, giusto? Beh, ne ho creato uno davvero unico. Ti piace? Wow, devo fare una foto! È così felice! Ecco, tutte quante noi ti faremo delle foto, ma guardate, non è carina! Adorabile! No, questo no. Nemmeno questo. Questo è da evitare. Questo è terribile. Beh, il mio guardaroba è completamente osceno. Che disastro. Eh? Che succede? Oh, non ho davvero nulla da mettere. Ma che stai dicendo? Guarda quanti vestiti. Ma Jake mi ha chiesto di uscire. Ah, Jake. Oh mio Dio. E ora che facciamo? Beh, magari questa maglietta può andare. Che dici? O questo vestito rosso? Forse è un po' troppo. Non sono sicuro che sia il look migliore. Aspetta, forse ho un'idea. Mi ero scordata di questo top. Oh, ma non ho gioielli da abbinare. Aspetta, so cosa puoi fare. Eh? Non ho capito. Ma sì, papà, sei così intelligente. Sono sicura di avere qualcosa qui. No, niente, sono un caso perso. Sarà il peggior appuntamento della storia. Dovrò inventarmi una scusa. Beh, ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Non posso uscire senza orecchini? Non posso. Non sono sicuro di... Aspetta, questo cuscino è la penna 3D. Tesoro, forse ho trovato. Eh? Ma certo, hai ragione. Ok, ho disegnato una fetta di anguria. Ora farò il contorno con la penna 3D. Inizio con l'inchiostro nero, tutto intorno, ripassando i bordi. Ora invece mi occupo dell'interno. Sta venendo piuttosto bene. Non ho ancora finito, mi manca un po'. Ora ripasso l'interno con il rosso. Anche il bordo dovrà essere rosso, così, fino alla fine. Passiamo alla buccia, ovviamente verde. È divertente, devo farlo più spesso. Mi serve un verde più scuro qui. Poi uso il nero per disegnare i semini. Solo alcuni puntini sul rosso. Sì, ancora uno qui. Woohoo! Ce l'ho fatta! Sono bellissimi, li adoro. Ora, naturalmente, devo farne un altro e aggiungere i perni. Sì, ma quanto sono venuti bene! Li adoro proprio. Li provo subito. Mi stanno bene, vero? Che belli! Grazie, papà! La tua idea geniale mi ha salvato. Ottimo, ora sono pronta per l'appuntamento. Molto bene, divertiti, cara. Dov'è il mio cuscino per il collo? Ah, eccolo. Molto meglio. Chi sarà adesso? Una foto? Oh, beh, meno male, si sta divertendo. Che carina. Sì, adoro le bolle di sapone. Cosa? No, è rotto. Non funziona. Uffa. Volevo solo fare un po' di bolle. Fatino al tuo servizio. Non riesco a fare le bolle. Capisco. È un bel problema. Dovrò fare qualcosa, mi sa. Niente bacchetta magica. Ho una penna 3D. Molto meglio. Ok, ho il mio disegno di base qui. Ora uso la penna. Inizio con il colore verde per il manico. Ecco. Ora posso usare il giallo per la stella.
E ora il rosa per i cerchi. Questi sono più semplici. Fatto! Questa bacchetta è pronta per essere usata. Bene, ecco una bacchetta per le bolle tutta per te. Oh, che carina! Guarda quante bolle! E vai! Sono bellissime! Ok, bene, è tempo di andare. Ci vediamo! Questo posto sembra proprio come nelle foto. Da dove comincio? Odio guardare le notizie. Aspetta, io? Ok, che succede? C'è un ladro che gira per la città. Fate attenzione ai vostri effetti personali. Questo tizio è in grado di arrivare ovunque. Le finestre chiuse sono la sua specialità. Un passante lo ha beccato e lo ha inseguito per strada, ma è riuscito a dileguarsi. Chiamate la polizia se avete qualsiasi informazione. La vostra casa è in pericolo! Oh, accidenti! Che sfiga, eh? Non posso andare più in vacanza. I miei gioielli sono ovunque. E anche i miei soldi. A meno che... Meno male che ho un piano. Tornerò presto. Ah, che bel viaggio! Ma prima di disfare le valigie, vediamo che cosa è successo qui. Il ladro! Guarda che sfacciato! Mi piace qui! Oh, una scatola di gioielli! Cosa? Nient'altro che una forcina! Oh, che spreco! Dov'è la roba buona qui? Ancora niente! Non ha senso, pensa! La spazzatura? Ah, non può essere! Oh, i poliziotti! Devo uscire di qui! Oh, no! Bene, ha funzionato e tutto grazie ad una pallina. Guarda un po'. Impressionato? Invece di lasciare gli oggetti in luoghi ovvi, li ho messi in un posto davvero insolito. Nessuno guarderebbe qui dentro, ecco perché è il nascondiglio perfetto. Usa un pezzo di cartone come questo, poi ritaglia un cerchio al centro. Passa della colla a caldo e poi attaccaci la carta delle caramelle e altra spazzatura. Basta coprire per bene tutto il cartone. Ancora e ancora. Una volta che è completamente coperto, hai un bel nascondiglio. Bene, è ora di mettersi all'opera. Sfigato! Non mi parlare così! Papà è così strano! Urla sempre al computer! Sì, proprio così! Sparisci! Voglio proprio masticare qualcosa! Oh, trovato! Forza, finiscilo! Che potrai sgranocchiare? Oh, l'orecchio di Kitty! Sto quasi per batterlo! Devo mantenere il ritmo! Che altro? Oh, potrei provare la mia mano? Ouch! Sì, prendi questo! Ho vinto! Ma posso fare di meglio! Proprio così! E ora della realtà virtuale! Ecco che posso sgranocchiare! Un auricolare gigante! Miam miam! Oh mio Dio! Cosa ho visto? Gli auricolari di papà! Scommetto che sono buoni! Che belli! Li prendo un momento! Fatto! Ho gli auricolari! Quelli veri, non quello gigante! Woohoo! Ho vinto e rivinto! Sono il migliore! Dove sono i miei auricolari? Li ho lasciati qui! Un momento! Miki! Oh no! Mi ha scoperto! Più veloce! Miki! Che ti ho detto in proposito? Dammeli! Adesso! Forza! Non ci credo che le piaccia ancora masticare le cose! Ah! Questo... è un dente? Oh! Oh no! Papà, che c'è? Ah, gli auricolari! Li ho presi! Papà? Sei così sciocco! Ehi, questo è il mio dente! Meglio riprenderlo! Ecco, ora lo rimetto a posto in bocca! È troppo duro da sgranocchiare! Devo fare qualcosa! Lo sistemo con la penna 3D! Mi piace il verde! Lo userò per coprire il bianco! Sì, niente più denti incastrati negli auricolari! Devo continuare! Deve diventare ancora più verde! Oh, sembra una pianta mostruosa! Un attimo! Devo aggiungere altro colore! Così! E vai! Che bell'aspetto!
Sono così carini. Nessuno può superarmi. Questo è il mio preferito. Così tenero. Papà, papà, guarda che ho fatto. Svegliati. Miki, cara. Facevo un pisolino. Cos'è? Vedi? Ho decorato la custodia degli auricolari. Oh, wow, belli. Guarda, ha lo stesso colore che indosso io. È simpatico e custodisce gli auricolari. Oh, Miki, grazie per questo pensiero. Lo metto proprio qui. Ora potrà osservarmi mentre gioco. Che ne pensi? Sì, ti aiuterà a vincere. Sarà il mio amuleto. Ora torniamo alla sfida. Io ne ho altri due. Così posso giocarci. Ciao, rosso. Ciao, giallo. Wow, riuscirò a farmi i capelli così ricci. C'è solo un modo per scoprirlo. 1, 2, 3, 4. Ancora super lisci. Farò tutte le ciocche in una sola volta. 1, 2, 3, 4. Ok. Userò solo un elastico per tenerli. Deve funzionare. E le trecce dovrebbero aiutarmi. Spero che tengano i capelli ben fermi. Sembro ridicola, ma fa niente. Non avrò mai i capelli come nelle riviste. Perché piangi, Annie? Voglio essere carina come lei. Non sono mai stato bravo con i ricci, ma penso di poterti aiutare. Intanto li spazzoliamo. Poi li girerò così e così. Oh oh. Ah, un papà! Oh, oh no, ricresceranno. Aspetta, so io cosa fare. Prima spruzzerò una ciocca con dell'acqua. Poi userò il manico della spazzola come un bigodino. Arriverò fino in cima. Oh, ciao, bei ricci. Wow! Chi ha bisogno di una riccia capelli? E nessuna bruciatura. Grazie, papà. Felice di averti aiutato. Che sollievo. Vediamo qui. Dove le metterò? Oh, mio Dio! Guarda tutti questi coltelli, non posso averli qui. E se il mio angioletto aprisse il cassetto? Potrebbe ferirsi. Oh, no, 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 non può succedere. Devo metterli dove lei non può trovarli. Oh, è molto meglio. Adesso lei sarà al sicuro. Fammi raccogliere alcuni dei suoi giocattoli. Aspetta un attimo. L'angolo di questo tavolo è così spigoloso. Ha quasi peggio di quei coltelli. Potrebbe sbatterci contro. Le sue preziose ginocchia. Non voglio che questo tavolo la faccia piangere. Accidenti, no, 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 non esiste. Non avrò una macchina della morte in casa mia. Ecco, i cuscini sono belli e fissati sugli angoli. Non sono più spigolosi e lei sarà al sicuro. Devo chiudere a chiave la porta. Aspetta, le prese! Le prese in casa, no! Che starà facendo? Si farà male! Oh, no, 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 la mia bambina! Fermati! Non infilare niente nelle prese! E guardati, sei un gran casino! Lascia che ti pulisca! Ah, come farò con te? Ehi, aspetta un attimo, il coperchio di queste salviette potrebbe essere la soluzione! So io cosa fare, ho solo bisogno di fare alcune modifiche! Eccoci, devo solo togliere il coperchio e attaccarlo sopra la presa! Adesso ho una copertura per la parete, questo dovrebbe tenere le sue dita lontane dalla presa! Va bene, fai la brava mentre mamma è via! Aspetta un attimo! Il ferro! Non potrò mai uscire di casa! Manca un solo giorno al teatro! Che bello, non vedo l'ora! Ho tanto sonno! Mi sento malissimo! Acciu! Mi fa male tutto! Ciao, bella addormentata! Oh, non mi sento bene! Oh, fammi vedere! Hai la febbre? Metti questo in bocca! Questo sciroppo per la tosse ti aiuterà! Su, spalanca per bene! Che schifo! Hai bisogno di riposare! Ma il teatro! Non posso non andarci! Lo aspetto da così tanto! Mi spiace, tesoro, sei malata! Oh, aspetta un attimo! Forse so come tirarti su il morale!
Prendi una scatola di cereali e ritaglia un quadrato. Ruota la scatola orizzontalmente e attaccaci una striscia di nastro adesivo. Ripeti l'operazione con il nastro adesivo di colore diverso. Alterna i colori fino a coprire tutta la scatola. Usa le forbici per tagliare la carta che si trova sul buco. Dopodiché prendi due fogli di carta velina e piegali così. Attacca la carta velina all'interno della scatola. Fai due fessure nella parte superiore. Inserisci dei bastoncini e infine disegna i personaggi su della carta incollandoli sul bastoncino. Sei pronta per lo spettacolo? Wow! È fantastico! Pensavo di far venire il teatro da te. Che cosa ne pensi della performance? Bis! Oh, che schifo! Spero che non sia contagioso. Possiamo ammalarci insieme? Certo. Non è ancora pulito. Molto meglio. Mi restano solo i pavimenti. Che cosa? Quanti capelli! Che schifo! Mi sto per sentire male. Questo nuovo condimento è così gustoso. Come hanno fatto i capelli a finire qui? Non ho più fame. Aspetta un attimo. Non può essere. Come possono esserci tutti questi capelli? È come se qui ci vivesse una qualche creatura pelosa. Finiranno mai? Vengono da quassù. La stanza di Annie. Devo capirci di più. Questa storia dei capelli deve finire. Annie? Cosa? Non può essere! La mia Annie! È lei la creatura pelosa! Annie? I tuoi capelli sono ovunque! Non vedi? Mamma, sei impazzita? No, il problema qui sei tu. I tuoi capelli, in realtà. Ma sono tutti nella spazzola e non so come pulirla. Sai, penso di sapere come fare. Quello è un pettine? Usalo per togliere i capelli. Vengono via, non vedi, tesoro? Wow, non posso credere che abbia funzionato! Non ti stai dimenticando qualcosa? Questo cambia tutto! Ecco perché mi chiamano Super Mamma! Oh, che bel posto! Ci devono essere degli oggetti di valore qui dentro! Oh, cos'è questo? Ah, il crimine perfetto! Oh no, scappa! Che sta succedendo qua giù? Tranquillo, ti copro io, papà! Fammi spegnere la sveglia! Siamo stati derubati! I gioielli! Sono ancora qui! Anche loro! Che fortuna, eh! Non ci sono più, papà! I vestiti delle mie bambole li ha presi! Oh, tesoro, mi dispiace! Usa questo fazzoletto! So io come risolvere il problema! Per rimediare taglia il fondo da un palloncino! Piega il palloncino e taglia un pezzetto di lato e in alto. Apri il palloncino. Ed ecco un nuovo outfit per la bambola. Dovrai aiutarla a vestirsi però. Quindi taglia il fondo di un altro palloncino. Adesso ha dei leggings fantastici. Aggiungiamo un tocco di colore con un grande palloncino. Taglia la parte superiore e inferiore. E fallo scorrere sulle gambe della bambola. Ed ecco un'ottima gonna. Sembra una vera modella. Ecco un nuovo guardaroba per le tue bambole. Wow, papà, sono bellissime! Sono così alla moda! Ciao, adoro il tuo vestito. Sei così carina con i tuoi vestiti nuovi. Ah sì, guarda come va. Adesso dall'altro lato. Ancora un po'. Davvero, è stata la puntata più buffa. Chissà dove sta andando. Sì, vai. Ma che succede? Guarda, c'è una festa Poppy. Andiamo. Wow, il tuo Poppy è carinissimo. Ecco il mio, possiamo andare. Ah, c'è un Buddha fuori, accidenti. Non si possono portare cibo o bibite. E i nostri dolcetti, come facciamo? Voglio tanto andare a quella festa.
Sai cosa? Andremo alla festa con i dolcetti. Guarda, possiamo prendere la tua custodia Pocket e qui mettiamo una fotocamera finta. Riempiamo tutto di Skittles. Una per ogni forellino del Poppit. Dobbiamo infilarne più che possiamo. Adesso la cioccolata, così la sciogliamo, la versiamo tutta sugli Skittles. Vedi? È tutto pronto. Sembra proprio un vero telefono. Fantastico, sei grande. Andiamo. Prego, entra. Non hai visto il cartello? Niente merendine o bimbo. Levati di torno. Oh, il mio papà. Su, entra pure. Mai vista prima d'ora una custodia Pocket. Bella però, divertiti. Sembra che non ci sia nessuno. Posso giocare col mio Poppy Jumbo? Guarda quanti Poppy ci sono qui! Venite, aiutateci su! Che festa fantastica! Mettiamoli uno sull'altro! Dai, 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 ci troviamo in mezzo! Ehi, vuoi fare scambio? Ah, ok. Pensi quello che penso io? Ora della merenda! Ta-da! Già pronta per noi! Basta rimuovere questa custodia e abbiamo la merenda sotto in casa! È buonissima! Assaggiala! Ehi, venite! Abbiamo portato i dolci! Che giornata noiosa! Vorrei un taglio e una messa in piega! Oh, sì! Ci penso io! Prego, si sieda. Grazie mille. Com'è il tempo fuori? Ancora caldo? Mi dica, come li vuole i capelli? Vorrei spuntarli leggermente, via le doppie punte e un po' di volume. Certo, certo, non si preoccupi, ci penso io. Mi faccia solo sistemare la sedia. Un altro po', ancora un po', un altro pochino. Bene, pronti a cominciare. Ha dei capelli bellissimi. Si vede che li cura ogni giorno. Forse il pettine è su un nodino? Che succede lì dietro? Perché si è fermato? Non si preoccupi, tutto sotto controllo. Oddio, il pettine si è spezzato in due. Perché quello sguardo? Oh, nulla di importante. Che faccio? Era il mio pettine migliore. Aspetta, ma certo, la mia penna 3D mi aiuterà a risolvere. Ecco l'immagine di un pettine. Devo solo ripassarla con la penna. Uso il mio inchiostro 3D preferito, il rosa. Niente male davvero. Fatto, la parte frontale è pronta. Ora passiamo al manico. Userò il verde chiaro. È un colore davvero bello. Non lo uso quasi mai. Visto che ne faccio uno nuovo, lo farò migliore dell'altro pettine. Una volta finito, lo decoro con un po' di fiori. Ci siamo e voilà! Un nuovo pettine. Oh, si è addormentata. Meglio sbrigarmi e finire. Ricominciamo a pettinare. Oh, mi scusi, devo essermi appisolata per un attimo. Ciao ragazzi. Cosa fate? David, veloce! Oh no! Oh, faccio casini quando sono sotto pressione! È tutta tua! Sei strano, ma ok. Me ne vado. C'è mancato poco. Ma ce l'hai fatta. Scusate se sono in ritardo. Cominciamo la lezione di oggi. Ah? Perché il gesso non scrive? È troppo divertente. Non capisco che succede. Forse è sporca. Aspetta, c'è qualcosa sulla lavagna. Quello è sapone? Sono così delusa da voi. Classico scherzetto. Va bene, devo solo ricompormi. Oh, so cosa fare. Posso usare il mio taccuino. Metterò una striscia di nastro adesivo lungo il bordo. Ho della vernice effetto lavagna e coprirò l'intero taccuino con questa vernice. Com'è rilassante! Quasi fatto! La lascerò asciugare
Ora posso rimuovere il nastro così. Devo fare piano, non voglio rovinare la vernice. E non ho più bisogno di una lavagna, posso usare il mio taccuino. Ora scriverò sulla copertina del taccuino. Ah, funziona benissimo. Ora mi serve solo la risposta. Che sta succedendo? Ok, ragazzi, chi vuole dare la risposta? Tu! Ma... oh, va bene. Vieni qui. Faccio finta di nulla. Non sei così intelligente adesso? Ok, penso di sapere la risposta. Che ne dice? Sbagliato, siediti! Ma che stavi pensando? Ti conviene fare meno scherzi e studiare di più. Fammi cancellare questo. Tu, Madison. Io? Sarà terribile. Mi piace concentrarmi sui miei lavori. Oh, ehi, che fai laggiù? No, non guardare, non è abbastanza bello. Cosa? Fa vedere, sono sicura che non è male. Ok, ecco a te. Wow, ma è fantastico, un lavoro incredibile. Oh, guarda che macello hai lasciato però, Jake. Lo so, ma posso rimediare? Non ti muovere, ti mostro una cosa. Inizio temperando una matita. Guarda che spirale simpatica. Aggiungi un anello e diventa un fiore. Guarda, è venuta meglio di quanto pensassi. Ta-da! Il tuo anello. Non ci credo. Che bello! Non ci credo che è fatto coi trucioli di matita. Ah, Lily è così carina. La sposerò un giorno, lo so. Ma prima devo fare uno spuntino. Oh, eccoti! Ciao, mamma, come stai? Già, Reddy, i tuoi denti sono disgustosi! Oh, ho il tuo spazzolino da denti. Devi pulirli, dai! No! Ah, come farò? Lo so, darò una rapida occhiata online. Guarda un po'. Quella è Lily! E si sta lavando i denti! Wow, anch'io voglio lavarmi i denti! Se lo fa Lily, lo farò anch'io! Oh, sa di menta! E devo fare anche il balletto! Com'è divertente! Il lupo aveva grandi zampe, ma anche un cuore d'oro. E quando la principessa lo accarezzò, lui si accovacciò ai suoi piedi. E da quel giorno diventarono grandi amici. Ah, oh, si è addormentata! Le rimbocco le coperte allora. Adesso esco in punta dei piedi. Oh no, non ci voleva. Ti prego, non ti svegliare. Oh, torna lì. Però cavolo, le ho rotto la bambola. Quando lo scoprirà andrà su tutte le furie. E adesso che faccio? Oh, ci sono. Vieni qui, bambolina. Ti rimettiamo in sesto. Non deludermi, penna 3D. Conto su di te, eh? Disegniamo delle scaglie come quelle dei pesci, così. Sarà una perfetta coda da sirena. Adesso le pinne. E con il giallo facciamo qualche dettaglio. Ma useremo tantissimi altri colori. Molto bene. Qualche tocco finale adesso. Un altro po' di giallo qui su. Missione compiuta! Ed è venuta proprio carina! Quando la vedrà sarà al settimo cielo. Devo dire che me la sono cavata alla grande. Lascerò qui la bambolina così la vede subito. Sogni d'oro! Il lupo vuole il gelato. Questo lavoro va fatto entro oggi. Molto bene, una pausa veloce. Sì, finalmente posso usare il computer di mamma. Aspetta, perché non funziona? Forse devo premere uno di questi tasti. La porta della cella si è aperta da sola? Oh no, ho fatto un pasticcio! No, no, no! Come chiudo la cella? È stato un piacere, in bocca al lupo. È stato un errore! Non voglio finire in prigione!
Ehi, quella luce è davvero potente! Oh, guarda un po', sei uno splendore in quella uniforme! Che ne dici? Andiamo a farci un giro qui fuori? Ci vediamo più tardi? Ehi, che succede qui? Oh no, no, no! Ti mostro com'è davvero! Vedi? Ecco, questo è il suo vero aspetto! Non va bene, riproviamo! Un momento, che succede? Ah! Che roba strana! Mamma, fermati! Sono un criminale! Oh, shh! No che non lo sei? Sei il cocco di mamma! Ma che diavolo, questo è proprio... Vabbè, scattiamo questa foto! Oh, caro, mi raccomando, sorridi, piccolino! Mamma, basta! Fuori di qui! A posto, per oggi ho finito! Non riesco a dormire! Che fastidio! Non ha senso stare così! Devo fare qualcosa per distrarmi! Il telefono mi aiuterà! Vediamo! Wow! Guarda che muscoli! È proprio un ragazzaccio! Oh, Chris, ma che fai? Aspetta, Jake è un'altra ragazza? Cosa? Sorridi, cara! Che belli che siamo! Come ha potuto? Non posso competere con Stacy! È così affascinante! E io no! Ci vuole una sessione di bellezza! Voglio dire, non sarà difficile! Devo far brillare la mia pelle! Questo mi aiuterà! Poi provo questa maschera! È buffa! Wow, la mia pelle è splendida! Ok, e ora? Ah, ma certo! Mi serve un nuovo look! Ci deve essere qualcosa di adatto! Questo è molto luminoso! Catturerà lo sguardo di Jake! Ma a me piace questo colore! Forse no! Oh! Troppo scollato! Wow, questo fa al caso mio! È così carino! Fin qui tutto bene! Manca l'ultima cosa! Il make-up! Devo ammetterlo, sono bella! Pronta? Ops, come non detto! Quasi dimenticavo! Non credo si abbinino al mio look! Ecco! Molto meglio! Ehi, nerd, prendi! Basta! Comportati naturalmente! Wow! Grace! Wow! Ciao, Jake! Grace, sei bellissima! Ora di sfoderare le mie mosse! Come va, Grace? È buffo che non ti abbia mai notata! Io invece ti ho sempre notata! Sempre! Perché vanno tutte da Jake? Oh! Sei cibo per vermi, dinosauro! È davvero carino quando gioca! Questo è vero amore! Oh, il mio futuro marito! Oh, è anche divertente! So come attirare la sua attenzione! Chi rinuncia a un regalo fatto a mano? È perfetto! Passiamo al messaggio. Io ti amo. Dal mio cuore al suo. Ecco che arriva. Jake, ti ho fatto una cosina. Dammelo. Il coccodrillo ha fame, eh? Sì, prendilo, Croc. Uccidilo, uccidilo. E gettalo via. Non è divertente? Non proprio. Tutti i ragazzi sono così strani. E io ero tipo, non ci credo. Aspetta, guarda. È Jake. È appena uscito dalla palestra. Guarda che bei capelli. Sta benissimo. È incredibile. Ok, vado. Carina.
come va? Aspetta, dove sta andando? Hello? Sta parlando con Chloe? Che ci vedrà in lei? Spero che l'autobus arrivi presto. Non lo vedo. Neanche io. No, io sono la regina. Stiamo ancora aspettando. Si saranno scordati di noi. Sveglia, è qui. Ehi, da questa parte. Perché va in quella direzione? Hai segnato così tanti punti? Sì, ti faccio vedere come si fa. Devo andare. Aspetta, ti do un passaggio. È la mia macchina. Ti piace? Decisamente inquietante, ma molto meglio dell'autobus. Ti va un frullato? Ehi, yuhu, pensi di ordinare qualcosa? Voglio dire, è stato incredibile. Allora, che prendi? Via, show! Tutti urlavano il mio nome. Un momento. Oh, oh, Stacy. Oh, scusa. Sei così bravo. No, niente di che. Scusa ancora un secondo. Ignoriamolo. Comunque, tornando a me, ti ascolterei tutto il giorno. Oddio, non ci credo. Il mio primo bacio. È il tuo giorno fortunato. È il giorno peggiore della mia vita. Non posso guardare. Cosa? Jake! Che succede? Cara, non è come credi. Ignorala. Ti ho chiamato un milione di volte. Ti stavo per richiamare. Mi dispiaceva per lei. Stai scherzando? Mio Dio, sei incredibile. Stacy, cara, non fare così. È così imbarazzante. Meglio andare via. Grace, aspetta. È il mio momento. Dimentichiamola. Siediti con me. Sul serio. No. Non ci credo che mi ha trattata così. Ottimo. Piove pure. Come se non fosse abbastanza. Non ho neanche una giacca. Ma io sì. Chris? Ti meriti qualcuno migliore di Jake. Lo credi davvero? Certo. No, non posso. Devo andare. Ma la tua giacca? Chris, torna indietro. Mi spiace. Che giornata. Ma finalmente sono a casa. Spero che Grace sia a casa. Avrei dovuto baciarla. Perché non mi ha baciato? È tutto così strano. Una bibita è quel che ci vuole. Sento ancora il suo profumo. Vedo il viso di Grace ovunque. Mi manca tantissimo. Mi manchi, Grace. Aspetta, ma che sto facendo? Sono stata così cieca. Eppure i segnali erano ovunque. Il mio armadietto non è stato Jake. Jake mi stava solo usando. Chris è così dolce. Tiene sul serio a me. Ma chi devo scegliere? Chi è meglio? Chris o Jake? Non so che fare. Mi serve il tuo aiuto. Dimmi cosa fare nei commenti. Chi è il mio principe azzurro? È così complicato. Dovrebbe arrivare presto. Esatto. Eh? Quel coso è davvero rumoroso. Levati di dosso. Aspetta, sei tu? Ehi, piccola. Ho una domanda importante per te. Ah, vuoi sposarmi? Sì! Finalmente quel giorno è arrivato. Sarò una vera sposa. Woo! Sì! Ciao. Che sollievo.
È un evento molto speciale che due persone si incontrino e che vogliano stare insieme per sempre. Come due pesci nel mare. Questa predica è così lunga. Mi addormenterò in piedi. In cerca dell'anima gemella. Dai, amico, datti una mossa. So come salvarci. Ecco perché ti sposo. Sai sempre quando voglio uno zuccherino. Vuoi replicare questo trucco? Metti gli orsetti gommosi sulle calze. Puoi farlo come preferisci. È così semplice. Ora dite lo voglio. Volete? Puoi baciare la sposa? Gli ultimi ritocchi e sono pronto. Ehi, scusa, pronto? Cosa vuoi? Sono venuta a trovare un amico. Bene, faccio partire il timer. Ciao, mi manchi tanto. Prendi la cornetta, così parliamo. La mia non funziona. Va bene, userò la tua. Sei bellissima. Aspetta, ma perché usiamo il telefono? Mi sei mancato tantissimo. Anche tu, cara. Quanto sei bella. Adoro i tuoi capelli. Wow, si alza un po' di vento qui. Bah, andate via. Ehi, ho una sorpresa per te. Guarda. Wow, come hai fatto? Sono i miei preferiti. E ti ho scritto una canzone. Oh, voglio anche farti qualche trucchetto. Ecco, guarda bene. Abracadabra. Oh mio Dio. Che succede? È incredibile. Ta-da! Ecco un bel coniglietto per te. Sì, che carino. Lo adoro. È il momento giusto per le rose. Oddio, i miei fiori preferiti. Sì, ci diamo un bacino? Oh no, non sono affatto pronta. Il mio alito. Oh, ok, va bene. Sotto con i baci. Il tempo è finito. Oh no, devi già andare via. No, per favore, non lasciarmi. Già mi manchi. Addio. Ti penserò intensamente. No! Fermati lì. Sì, così. Qui comando io. Sei rimasta troppo a lungo. Per questo c'è una cella che ti aspetta. Oh mio Dio, anche tu qui. Ora passeremo tutto il tempo insieme.